l'isola dei famosi, Marco Ferri squalificato per lo scandalo droga? È bufera. Gossip: l'isola dei famosi 2018, Marco Ferri nel caos per lo scandalo droga, ecco cosa succede. Nuove scottanti rivelazioni arrivano sullo scandalo droga all'isola dei famosi 2018 che in questi giorni sta tenendo tutti gli spettatori della reality show con il fiato sospeso, curiosi di scoprire quale sia la verità dei fatti su quanto è accaduto. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che ieri sera nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia sono stati aggiunti dei nuovi tasselli a questo scandalo, che non si placa, e che è destinato ad avere dei contorni sempre più grandi. Droga all'isola dei famosi, i nomi di chi ha fumato canne. In questi giorni, infatti, Striscia la Notizia ha rivelato di essere in possesso di una prova audio decisiva, che farebbe chiarezza una volta per tutte su questo scandalo droga, che ha visti coinvolti i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Il file audio in un primo momento è stato censurato da Striscia la Notizia, che per questione di privacy ha voluto farlo ascoltare solo ad Alessia Marcuzzi, poi però ieri sera hanno scelto di trasmetterlo in TV in versione integrale. La protagonista del file audio in questione è Chiara Nasti, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che ha abbandonato la trasmissione dopo appena una settimana. In questa confessione show Chiara Nasti ha puntato il dito non solo contro Francesco Monte ma anche contro un altro concorrente, Marco Ferri, che vediamo ancora in gara in questa 13ª edizione della reality show mediato. Anche Marco Ferri squalificato dall'isola? La Nasti, infatti, ha dichiarato che Francesco Monte avrebbe acquistato droga in Honduras, e che sarebbe stato molto facile per lui entrare in possesso della marijuana, aggiungendo che poi l'avrebbe fumata in compagnia di Marco Ferri. Del resto, chi ha seguito l'Isola dei Famosi 2018 in queste prime settimane di programmazione in TV ha potuto vedere che tra Francesco e Marco era nato un gran bel feeling di complicità in Honduras e adesso in molti sostengono che tutto questo sia dovuto proprio a tale motivazione. Ma cosa succederà a questo punto dopo che la prova audio di Chiara Nasti è stata resa nota pubblicamente da Striscia la Notizia? Ricordiamo che Francesco Monte, dopo essere stato messo a conoscenza della produzione di quello che era successo, scelse di abbandonare il cast della trasmissione in maniera definitiva. A questo punto non si esclude che anche Marco Ferri possa squalificarsi definitivamente dalla trasmissione e tornare in Italia per difendersi.